Ciao a tutti ragazzi, benvenuti da Burrito in questo nuovissimo video. E oggi torniamo su Evil Nun, perché oggi andremo a completare il quinto capitolo della nostra cara suora. Ragazzi, come vedete ho comprato le vite. Comunque saluto degli iscritti che mi hanno chiesto sotto nei commenti, quindi saluto Gamer, Uovo, Tube, Granny, Joe, Tube e Zanzico Santo. Fare poi ciao ragazzi. Qui i capitoli e la salvazione dei bambini. Vabbè raga, di iniziare. Buona visione. Ok, chiamo normale. Sì, sempre normale, perché sì. Ok ragazzi, adesso andiamo subito. È giorno 1. Sono Nox, Nico e starò bene. Sì, in sta scuola sto sempre bene. In realtà no, perché c'è una brutta suora che mi vuole prendere, ma vabbè. Cerchiamo il Graal. Andiamo con le monete. E qua non c'è niente. Cerchiamo la pala. Andiamo di qua. Mamma mia, raga, non l'ho vista la suora. Forse... Ecco, non è un video di Burrito se non si fela. No, qua non l'ho fatta questa, raga. Veramente, pensavo fosse ancora in fondo in cucina, pensavo poterla ancora dribblare, ma in realtà no, stava già scendendo la suora. Mannaggia te, vabbè, lasciamo stare, almeno abbiamo ancora tanti tentativi, uno non ci cambia niente. Dobbiamo prendere il cavetto piccolo. Suora, mamma mia. Più di qua. Sta inseguendo la suora. Spacchiamo qua, andiamo subito giù, sì, giù e su, andiamo, mannaggia, avranno che bloccare tra le porte, vediamo se il Graal sta qui, no, non sento il suo suono, quindi mi sa proprio di no. Allora prendiamo il cavetto piccolo, trovato subito, andiamo le monete, piede di porco sta qui in caso no, allora sarà il cimino. Mamma mia ragazzi, che spavento mi sono preso. No raga, qua mi sono veramente fatto uno jumpscare che voi non potete capire. Giuro, non l'ho fatta apposta, questo me lo sono preso davvero. Mamma mia ragazzi, che spavento. Vabbè raga, lasciamo stare, andiamo subito tra il cavo. Mamma mia ragazzi, sono mai preso un jumpscare così jumpscaroso nella questa serie, veramente raga, ve lo giuro, mi sono preso un jumpscare assurdo. Ho fatto pure un rumorissimo strano, ma voi avrò fatto ridere, ma io mi sono veramente preso un colpo. Mannaggia te suora, non si fanno sti jumpscare però, eh. Vabbè, mettiamo il cavo. Veloce. Perfetto, abbiamo qua. Andiamo. Sono monete qui? No, vabbè. No, però c'è la suora. Il Graal. So dove sta il Graal. Ho due posti dove può stare. O di sopra oppure nelle aule. Per forza lì deve stare. O in un altro posto. Prendiamo le monete. Ecco, l'ho trovato il Graal. Perfetto, andiamo subito a metterlo. E lì c'è la suora, mannaggia te suora. Ti batto lo jumpscare che mi hai fatto prendere prima. Andiamo. Veloce. Chiudiamo qui. Apriamo subito il bunker. Veloce, prima che la suora entri, ok. Andiamo subito a metterlo e vediamo che capitolo ci capiterà. Perfetto. Andiamo. Veloce. Il capitolo del cimitero, ragazzi. Il cimitero della suora, mamma mia. Andremo al cimitero della suora. Che bello. Ok, prendiamo la chiave sicura. Che è la stessa chiave che ha la suora. E prendiamo qua. Lei è alta e magra. Ha un odore un po' strano, ma ti ci abitui velocemente.
con la maschera che tutti abbiamo, non siamo infastiditi dagli orrori. Tutto il giorno gira per la scuola cercando bambini cattivi. Sicuramente qualcuno sa perché lo fa. Qui sotto siamo molti, alcuni piangono per giorni, altri sono molto silenziosi. Mamma mia, suora, perché fai tutto questo, suora? Perché? Che cosa ti abbiamo fatto di male noi? Non ti basta avere il rondino? No, pure devi romperci ancora le scatoline. Suora, non si fa, eh? Dobbiamo trovare la pala. Suora, cosa ci fa lì? Che cosa, come gli è venuto in mente a sta suora di venire qui? Vabbè, devo di fare le cose. Ok, il piede di porco sta lì, quindi buttiamo la chiave sicura qua che ci servirà dopo. Dobbiamo aprire questa porta trovando tre simboli speciali in questo cimitero brutto della suora che lascia qui. 5 e 8, quindi dobbiamo fare 8:35. No, aspettate, dovevo prendere la crowbar. La suora è lì. Suora, fammi prendere il piede di porco, brava suora. Ok? Via, andiamo via, 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 via. Chiudiamo qua. Chiudiamo qua. Che non mi abbia visto. Andiamo subito. Via, 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 di qui, di qui, di qui, di qui, di qui. Speriamo che la suora non ci abbia visto e non ci raggiunga. Andiamo qua, andiamo di qua, vediamo se c'è la pala, ci serve la pala, assolutamente. E saliamo di qua, vediamo se sta nel punto dove c'è la suora buona, c'è infatti l'assistente, e non c'è niente, proprio con la N grande, niente, c'è solo, solo il mazzo di chiavi, ma quello c'è sempre. Dai, direi di usarlo, ce l'abbiamo, usiamolo, no? Speriamo, allora, se la pala non si trova neanche nella stanza dei rituali, non so veramente dove cercarla, ragazzi, eh. Non sta qui? Allora dove devo cercarla? Andiamo di qua, scusa. No, no, ma questo è il capitolo, un altro, dici, dobbiamo andare in un altro capitolo. Eppure l'ultimo che dovremmo fare. E allora la pala, dove diamine la trovo? Speriamo che la suora non si trovi qui. Che di qua possiamo andare. Palina, sei qui? Palina mia? Mi sa che la pala non mi spunterà mai. Allora starà dal pollo. Il punto dove non ho controllato, se non sta nemmeno lì, veramente ragazzi non so cosa cercare. Dove cercare proprio. Allora andiamo dal pollo. Andiamo dal pollino nostro. Ci sarà Gammi sicuro questo. Ah, eccola la pala. L'abbiamo trovata, ragazzi. Caro, caro, questo sarà sicuramente Gammi. Secondo me è Gammi, perché c'è un DNA di Elisa. Allora sarà Gammi quello, per forza, se la suora vuole tenersi Gammi. Quindi ciao Gammi. Sì, però suora, mi devi far scavare le tombe. Non è che devi sempre giocare a rincorrerci, eh. E niente. Punto dove non posso nascondermi per evitarla. Andiamo di scavare. Niente, solo corpi. Poi ci sono solo corpi che la suora ha usato. Suora, che cosa hai combinato a queste povere persone? Andiamo qua. Sister Alfonso, non c'ha niente. Che c'ha pure la stanza accessibile in Volan 2, la Sister Alfonso. Qua, chi è? Sister Enda, quella che si mangiava i gelati, mamma mia che bello. Mi spiace Sister Enda, speriamo che impara che gli angeli ti insegnerai agli angeli a mangiare i gelati su di Joseph Sullivan. Qua non c'è niente, qua ci sono corpi di persone che hanno fatto una brutta fine. Scava però, apri sta. Abbiamo trovato la pietra. Perfetto. Mettiamola subito e una pietra ce l'abbiamo già. Perfetto. E adesso noi dobbiamo mettere questa qua. 8:35. Andiamo subito a metterlo. Adesso la suora si trova qui. Suora, cosa hai combinato alle suore? Suora! Non sei una suora rispettosa, fatelo dire.
No, bestia, mi sono chiuso fuori come un imbecille. Andiamo subito all'orologio senza farci vedere, sennò veramente domani lo finiamo il tuo capitolo. Sister Enda. Ah, quindi la tomba di Sister Enda dobbiamo metterci pure il codice che ha. Va bene. Ora devo prima prendere il coso dell'orologio. Sperando che la fura non venga qui. 35. No, ho sbagliato. 5, 6, 7, 8. Dai, ma uno non può neanche sistemare l'orologio. Suora, ti volevo sistemare l'orologio, perché non mi fai neanche fare quello? Suora, volevo farti un favore, scusa, non me lo fai neanche fare. Uno ti vuole fare l'orologiaio, sistemarti l'orologio, uno non può neanche farlo. Suora, dai. E che cavolo, Dovrebbe essere così, Perfetto, eccezionale. Ora puoi aprire l'orologio. Aspetta, abbiamo la pietra lunare, ragazzi. Sembra una caramella, ma vabbè. Suora, la tua pietra. Ce ne manca una e potremo aprire la stanza segreta del cimitero della suora. Andiamo subito a mettere la pietra lunare. E poi dobbiamo mettere il codice che c'è nella tomba di Sister Enda, quella che mangiava i gelati e purtroppo la suora ha fatto robe brutte e l'ha praticamente fatta fuori. Qua, Sister Enda, eccola qui. C'è questo, questo e questo. Ovviamente me lo ricorderò. Ancora un'ultima occhiata. Ma questo è Sister Alfonso e Sister Enda. Perché sento la musica della suora? Mamma mia, raga, me lo scorderò immediatamente, ne sono sicuro qua. Sti codici non me li posso ricordare, un conto sono i numeri. Ok, questo dovrebbe essere questo. Ma questo doveva essere iniziale, se non sbaglio. No, che cosa sto facendo nella vita? Perfetto, ragazzi, l'abbiamo fatto. Andiamo all'ultima, la pietra del sole. Che nascondeva Sister Enda. Sister Enda nascondeva le pietre del sole. Ok, andiamo subito. Subito la suora, ovviamente, come giusto che sia, si trova davanti. Senza motivo. Viene qui nei cimiteri. Veloce, speriamo che non mi abbia visto venire qua, se no è la fine. Dopo domani la apriamo la porta. Siamo qua. Perfetto, ragazzi, adesso prendiamo la chiave sicura che abbiamo preso all'inizio. Apriamo la cassaforte. E qui ci abbiamo il pezzo di maschera con l'occhio destro, ragazzi. Dai, siamo al penultimo pezzo di maschera. Andiamo subito a metterlo prima che la suora ci prenda. E la suora ha il tuo pezzo di maschera, quindi ce l'ho fatta a completare il capitolo del cimitero. Andiamo subito, subito. Suora, vuoi giocare a pallone? Aspettate. Toh, giochiamo a pallone. No, non vuole. E non mi fa prendere. Avrei dovuto prenderlo subito, non giocare a pallone. Suora, non giochiamo, giochiamo a pallone. Forza Giove, su. Andiamo subito via. Via, via, via. Cioè, chiudi tu le porte. Vediamo se qua c'è la scopa. Sì, allora possiamo pure scappare. Perfetto, chiudiamo qua. Ragazzi. Ah no, è l'occhio sinistro, mi sono sbagliato. Perfetto, ragazzi, ci manca solo un pezzo di maschera e noi potremo salvare i bambini. Infatti il Graal se ne va per un altro punto. Ora puoi cercare il prossimo Graal nella scuola, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta.
completato 5-6 pezzi di maschera, i tuoi progressi sono stati salvati. E quindi ancora un pezzo di maschera qui e potremo finalmente salvare i bambini, ragazzi. Quindi io direi di pure fuggire, perché tanto già che ci siamo, fuggiamo, no? Ah, pure il grano sta qui. Ah, ok. Speriamo che si trovi anche. Ora, mamma mia. Veloce, veloce, salta e butta giù quella scala. Via qua. Oh madonna, per un attimo pensavo fosse entrata, raga. Per un attimo pensavo fosse entrata. Ve lo posso giurare. Mamma mia, veloce, veloce. E buttiamo giù la scatola di biscotti, così almeno prendiamo la chiave principale e ce ne scappiamo via. Vai. Cioè, prendiamo la chiave e ce ne scappiamo. Qua c'è la nostra cara suora che vuole giocare, però noi ce ne scappiamo. Ciao suora, è stato bello. Ci vediamo. Ci vediamo la prossima volta. Facendo l'ultimo capitolo del capitolo. E poi salveremo anche i bambini. Ciao suora, ci vediamo presto. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ci prendiamo le nostre 75 monete meritatissime. Congratulazioni, va bene. Ok, direi di tornare alla lobby. E direi di concludere questo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e un like. Noi ci vediamo nel prossimo video.